Buon pomeriggio amiche ed amici appassionati della grande pallacanestro, è tutto pronto per questa quarta giornata della Pulsarvezza di Serie C. Oggi in campo sul parquet astigiano del Palagerbi si affrontano i padroni di casa della Securzata Scuola Basketatti, gli Alessandrini della Blind Office Foods Piemonte Orientale. Ultime raccomandazioni della panchina guidata da Carletto Di Gioia mentre sono già in campo gli Alessandrini. Perfetta parità per quanto riguarda la griglia di questa seconda fase, con due vittorie a testa per le due squadre e appena una sconfitta, tra l'altro anche l'unica sconfitta delle due compagini è arrivata contro la stessa squadra, la formazione biellese, che è passata qui proprio nella prima giornata. Tutto pronto per la palla 2, nel cerchio del centrocampo Andrea Rampone e Gabriele Galo Alberti, due giocatori che sicuramente non hanno bisogno di presentazioni. Viene alzata la palla 2. Il primo possesso sarà della formazione alessandrina guidata da coach Luca Grattarola. Palleggio, arresto, tiro che va sul ferro, tiro di Leonardo Rota. Poi andremo piano piano durante questa serata a conoscere i vari protagonisti del match. Pavone si appoggia ad Alberti, buono qui il taglio di Riccardo Milone che poi si vede sfuggire la palla dalle mani solo per un momento, perché il miglior marcatore della Securzata Scuola Basketatti, sorridendo, ritorna in difesa dopo aver depositato i primi due punti della sua gara. Buona qui la difesa proprio del numero 27 su Lorenzo Billi, poi c'è ancora una conclusione tentata dalla distanza con Riccardo Riva che però trova solamente il secondo ferro. Può adesso schierarsi in attacco la formazione di Pavone Soci con il bel passaggio del numero 33 e i due punti realizzati dal compagno di squadra. Ottimo avvio in questo primo giro di lancette, 4-0 per la formazione astigiana. Nel frattempo dalla formazione astigiana un astigiano Fascio che prova ad andare fino in fondo, lui che è proprio cresciuto con la canotta di questa società, non riesce però ancora a trovare la via del canestro la CUS Piemonte Orientale. Ferma il palleggio Milone, vuole andare a giocare dal post medio con Gabriele Alberti che torna fuori dal pitturato da Pavone. C'è il blocco di Alberti, Pavone attacca per vie centrali, poi alza la parabola, palla che viene sputata, lotta ancora rimbalzo da Gabriele Alberti e dopo la carambola offensiva arriva il canestro del Galo, 6-0, è una sola in queste prime battute della sfida. Adesso Riva, lui che ha anche una presenza in Serie A con l'Olimpia Milano, prova a mettere a posto i suoi, si ritorna indietro da Davide Fascio. Lui che è cresciuto tra Olimpo e proprio Securzata Scuola Basketatti, prova a trovare un canestro difficile in penetrazione, trova però tutto chiuso. L'SBA è già dall'altra parte con il Galo Alberti che prova a sfidare da solo la difesa avversaria. Gabriele Forno va a fare la voce grossa e cattura così un rimbalzo offensivo, poi la penetrazione di Riccardo Milone che ne mette alla sua partita altri due. Non ci sta Luca Grattarola che deve subito fermare il tempo e chiamare il primo time out a sua disposizione. 7.58 da giocare, SBA 8, CUS Piemonte Orientale 0. Sono terminati 60 secondi a disposizione delle due panchine per questo time out chiesto dopo il break dell'avvio nella SBA. Vediamo se avrà portato i suoi frutti questo time out per la formazione ospite che adesso attacca con l'ex di giornata Davide Fascio, guardia classe 2000. E ancora il numero 7 dopo il pallone che gli è stato consegnato da Rota. Si va a cercare Rampone che sfida naturalmente De Simone, sfida tra lunghi, arriva la stoppata su Rota di Forno, può ancora correre la sbatta Riccardo Milone, uno sguardo ai compagni, poi prova ancora a prendersi il pitturato, palla fuori per Pavone, ferma il palleggio, è tutto chiuso, danza sul ferro, palla fuori per Gabriele Alberti,
Canestro da due punti, aveva il piede sull'arco dei tre punti, poco importa, poco fa differenza, 10-0, continua la manovra, strepitoso in attacco, per poi fare bene anche dall'altra parte dell'SBA. Prova adesso Rampone, anche lui astigiano, grandissima esperienza, anche una parentesi con l'Olimpo Paschetaldo con 5 punti di media, ha allacciato gli scarpe in Serie B, ma nel frattempo si divora il canestro più facile della sua stagione, Gabriele Forno. Poi arriva un fischio lontano dalla palla. Primo movimento sulla panchina alessandrina, con Mogni che sostituisce Fazio. Cambio per quanto riguarda gli esterni, con l'esordio nella sfida di Sebastiano Mogni, classe 2001, lui che è uno dei tanti giocatori cresciuti con la prestigiosa Canotta di Dertona, ex Alessandria, nuova Olimpia Voghera, terzo anno con la maglia del CUS Piemonte Orientale. 5.3 punti ad allacciata di scarpe, con una prestazione anche da 12 punti. Arriva, finta di tirare, poi prova a sfidare Alberti, deve tornare fuori. Non è mal costruita qui la tripla alessandrina proprio per Mogni, poi l'ultimo tocco di un giocatore con la Canotta bianca, molto probabilmente De Simone. Può così rimanere in attacco con 14 secondi a disposizione la formazione di Grattarola, che cambia ancora, entra Yahya Faisal in campo, fuori proprio Mogni. Buona qui la palla andata sotto al numero 17, Leonardo Ropa. E arriva così il canestro che sblocca la formazione alessandrina, 10-2. Rimangono 8 le lunghezze di vantaggio quando mancano 6 primi e 25 secondi al termine della prima frazione. Prova a mettersi in moto anche Pavone, palla che batte sul ferro, si alza. Rimbalzo difensivo di Billy che prova a lanciarsi dall'altra palla. Palla per Rota! Mano in faccia di Milone, non basta, canestro CUS Piemonte Orientale che costruisce un mini break di 5 lunghezze. Dopo il time out alessandrino arriva anche il time out della panchina astigiana, 10-5 per i padroni di casa, 6 primi, 12 secondi ancora da giocare della prima frazione. Era stato bellissimo l'ultimo precedente tra queste due squadre, con la vittoria di misura di appena una lunghezza della secursata Scuola Basket Asti. Precedente datato 4 febbraio col 71-70 di De Simone Soci, con De Simone miglior marcatore dei suoi a quota 22 punti. Arriva invece miglior marcatore del Cusco con 19 punti. Ma adesso ritorniamo live, ritorniamo su questa partita con un nuovo possesso dopo il mini break di 5-0 esterno dell'SBA. Riccardo Milone che prova a giocare sui blocchi, viene addirittura raddoppiato il top player in forza alla formazione di Carletto di Gioia. Qui non è stato fischiato fallo, ma semplicemente palla persa per i giocatori in Canotta bianca. Milone non è proprio d'accordo con questa decisione, nel frattempo si va a metterla lì sulle linee di passaggio Gabriele Forno e ricama un'altra palla recuperata, che adesso può giocarla con la penetrazione di Milone, che poi perde il piede d'appoggio, riesce però a scaricare per De Simone, fa il salto, prova a mettere le mani sopra, esagera però, va oltre la regolarità e dopo più di 4 minuti arriva il primo fallo della serata, fallo commesso dalla formazione ospite, partita finora molto corretta, con ottime percentuali realizzative, specie per la formazione che in questo momento sta conducendo le danze sul 10-5. Alberti prova a prendere spazio, palleggio, arresto, tiro, conclusione cortissima, ma al solito Forno stava per arrivare ancora con la sua apertura alare incredibile, non è riuscito questa volta però a completare il lavoro. Poi c'è lo scaricone
per Billy, penetrazione del playmaker che fa sentire anche un contatto che non viene ravvisato dalla coppia arbitrale, poi Rampone finta di tiro, va con lo scarico, aveva fatto una gran cosa qui, riesce Rota a controllare ancora la sfera, scarica ancora per Rampone, situazione insolita qui con Rampone che prova ad attaccare addirittura da fuori, questi va da Faisal, scorrono però i secondi, deve trovare una conclusione al termine dei 24, non riesce, poi con calma, predica calma, Forno sotto le planche. Abbiamo superato il giro di boa, sempre 10-5. Partita per adesso fatta da un parzialone, un controparziale. Alberti prova a rimettere altri due punti al canovaccio assigiano, non ci riesce, Forno la sporca, ultimo tocco per proprio del numero 46. Ci sono però comunque gli applausi di un attento Carletto di gioia. Chiama un nuovo gioco Lorenzo Billy, play class 1997. Per lui è anche una prestazione da 32 punti, lui che viaggia 16.3, qui perde la palla. E poi arriva il successivo fallo, commesso proprio dal 3 di Grattarola, che si accusa del fallo. Alza la mano. Pavone, in cabina di regia, Alberti, Forno, Milone. Pavone prova ad attaccare proprio Billy, poi palla fuori per De Simone che arma la mano, conclusione a tre sbagliata, Rampone riesce in qualche modo a far avere la palla a un esterno e Lorenzo Billy che va dall'altra parte, ancora al tre con calma, ferma il palleggio, vuole cercare Rampone, c'è il fallo, una situazione di mismatch ben speso qui da Riccardo Milone, naturalmente discrepanze importanti in termini di centimetri e chilogrammi, spende fallo Riccardo Milone. È il primo fallo della sua serata, primo fallo anche di squadra dell'SBA, sono due invece i falli degli ospiti, Rampone ancora dal palleggio proprio contro Alberti, prova ad attaccarlo, la palla che scivola sul ferro, poi Alberti cattura il rimbalzo e direttamente lui a portare la palla con i panni del playmaker dall'altra parte, Faisal esagera, commette fallo sul numero 12 e ferma così il tabellone luminoso. Ritorna nel frattempo in campo Sebastiano Mogni che va a rimuovere Leonardo Rota. Mogni aveva giocato già qualche secondo in un'azione precedente, poi aveva subito lasciato il campo a un compagno di squadra. Anche difficile la nostra postazione aver capito cosa sia davvero successo per lui. De Simone prova ad andare a memoria dal galo che non riesce però con la conclusione volante, poi Forno con tutta l'energia di questo mondo cattura un'altra palla recuperata, queste sono davvero le azioni che fanno impazzire gli allenatori, poi De Simone in penetrazione, rimbalzo offensivo di Galo Alberti, 12-5 più 7 per la formazione di casa che attacca adesso nel frattempo con Lorenzo Dello Jacopo, ritornato sul parquet dopo tanto tempo, il canestro del capitano astigiano fa letteralmente impazzire il pubblico di Fede Astigiana qui al Palagerbi. Billy. Qui ha giocato con la difesa, ha giocato con Andrea De Simone che aveva scivolato bene, è stato però più veloce di lui Riccardo Riva. Va a guadagnarsi così un fallo la guardia classe 1995. Lui che è uno dei giocatori con più esperienza, non solo a livello di pallacanestro giocata, ma proprio con i colori di questa squadra. Faisal vuole andare a giocare sotto contro Forno. È un avversario sicuramente scomodo Forno, poi Faisal riesce però a catturare ancora. Sbaglia l'appoggio col mancino, Rampone vola in cielo, c'è il fallo di Gabriele Forno. Arriveranno due tiri liberi per il centro alessandrino. Cerca la concentrazione, il numero 9, il coach Grattarola. Sbaglia il primo tiro libero a sua disposizione, avrà ancora un tiro libero a disposizione, Faisal, Alberti, Forno e De Simone a rimbalzo. Non occupa l'altra casella a disposizione. Arriva lo 0-2 a cronometro fermo. Il giocatore tra le altre, ex Brai Trino. E lo Jacopo,
prova a rifreddere le operazioni, regge anche molto bene il contatto. Forno scarico proprio con il proprio capitano, arriva poi il blocco, il pick and roll di Forno, arma la mano dall'arco dello Jacopo, vola in cielo ancora Forno, poi praticamente con un tiro libero in movimento, mandato a segno da Matteo Pavone, che chiede anche scusa ad Alberti per non aver scaricato la palla. Sta filando davvero tutto liscio in questo primo quarto per la SBA, che attacca bene, regge anche il confronto in difesa. Qui penetrazione di Mogni, che poi deve liberarsi della palla per non commettere violazione di passi. A giochi praticamente rotti, emerge tutta l'esperienza, l'importanza di avere un giocatore in squadra come Riccardo Riva. Ultimi due giri lancette con dello Jacopo, che va con calma, blocca Forno che poi si apre, più tempo per lui, vorrebbe la palla De Simone che si mette davanti a Yaya Faisal, prova ancora Andrea De Simone, l'ex Beacchieri, scarica per Alberti, a chilometri di spazio il Galo, conclusione sbagliata la sua, ma Pavone arriva prima di tutti sulla palla, poi prova ad attaccare Billy, vorrebbe la palla De Simone, palla fuori invece per dello Jacopo, prende il blocco di De Simone, violazione di passi di partenza da parte di Lorenzo dello Jacopo, che deve così lasciare la palla all'arbitro. Doppio cambio per quanto riguarda la formazione alessandrina, che mette in campo il numero 10 Luca Conficoni e il numero 2 Leonardo Pezzulla, mentre invece fa il proprio esordio in questa sfida per quanto riguarda il team astigiano anche Biondi, che va a far rifiatare qualche secondo Gabriele Alberti, giocatore fondamentale dal momento che è stato ritrovato, mentre invece ricordiamo per quanto riguarda le assenze, assenza pesante per quanto riguarda il Cuspo, con Lisini fuori per infortunio, a cui facciamo un grosso in bocca al lupo per recuperare presto dall'infortunio. Serie di blocchi a liberare i terminali offensivi alessandrini. Palla tra le mani di Riccardo Riva, che la mette giù, prova a sfidare Biondi, c'è addirittura il raddoppio di marcatura. Continua con la circolazione di palla, ancora 5 secondi a disposizione. Riccardo Riva ne mette altri due alla sua partita. Nel momento del bisogno i grandi giocatori rispondono presente, e lui lo ha fatto in questo momento. Poi c'è la difesa a zona adesso a cercare di rovinare le cose agli astigiani, con Pavone che prova dalla media ad alzare la parabola. Si sente solamente il suono del cotone. 18-10, 40 secondi ancora da giocare. Palla tra le mani di Leonardo Pezzulla, che continua con il palleggio, poi voleva andare da Rampone. Palla però non perfetta la sua, Pavone può correre dall'altra parte, Eurostep per lui, rimane in piedi, la sporca poi ancora Pavone per un attimo solo, perché poi ci arriva il migliore sicuramente dei suoi in questa frazione, dello Jacopo. Rischia anche di commettere fallo, scarico di Pezzulla per Mogni, mani di Forno, il solito monumentale Gabriele Forno, che adesso lascerà il campo dopo aver davvero dato tutto in questo primo quarto. Applausi a scena aperta per lui. Alza i centimetri dal proprio quintetto l'SBA con l'ingresso sul parquet di Davide Biglio e Totto. Arriva, palleggio, arresto, tiro con una facilità incredibile. Arriva l'errore questa volta. C'è però il rimbalzo dei suoi, che adesso potranno così andare fino alla fine, no? Forse c'è una discrepanza di qualche decimo. Poco importa, Pavone recupera la sfera, poi viene fischiato un fallo antisportivo al numero 2, appena entrato sul parquet, Leonardo Pezzulla. Quindi ci sarà tiro libero senza rimbalzo, considerato fallo antisportivo questo, nel tentativo di fermare il contropiede astigiano guidato da Pavone. Pavone che approfitta di questa pausa anche per prendere qualcosa per asciugarsi. Giornata caldissima quest'oggi, con il termometro che ha cominciato a guardare le stelle. Tantissima umidità. Cerca concentrazione adesso Pavone, col tiro libero a sua disposizione. Non sbaglia, il numero 33. Mette un altro mattoncino in questo quarto praticamente perfetto dei suoi. Ora un tiro libero per lui. Non sbaglia il secondo, classe 1997, che ha trovato una prestazione da 31 punti in questa stagione. Adesso con 7 secondi potrà ancora disegnare qualcosa il team di Biondi e soci, con la palla per capitano dello Jacopo, il numero 7, prova a mettere a posto i suoi, è buona qui la difesa
ferma il palleggio dello Jacopo, poi deve provare con la tabella. Gran canestro del capitano, si chiude così il primo quarto con una magia del numero 7, 23-10 per la Second Sack, scuola basketasco sulla Blindo Office Plus Piemonte Orientale. Noi ci risentiamo tra i due minuti. Terminato il primo mini intervallo di questo pomeriggio con l'SBA in vantaggio di 13 lunghezze sul 23-10. SBA che adesso attacca con Carturana, Alberti, Biondi, Cotto e Pavone. Proprio Carturana a cercare spazio nella difesa avversaria, Alberti poi sfrutta il blocco di Cotto che rolla verso l'interno, Alberti si prende la conclusione, arriva il fallo però della difesa, fallo commesso dal numero 3 Lorenzo Villi. Poi c'è anche un colloquio tra il numero 3 del Cuspo e uno dei due arbitri della serata. Si sono però chiariti i due. Quindi si ripartirà col cronometro fermo e con i due tiri liberi a disposizione per Gabriele Alberti. Manda sul secondo ferro il primo. 16.5 di media per lui, 24 come best season. Assegno col secondo, classe 1994, ormai è entrato in tutti i cuori dei tifosi astigiani di pallacanestro. Mogni va da Villi che ferma poi un volo, qui lo scarico per Riva. Errore del 18, può ancora però avere 14 secondi la formazione ospite che attacca ancora proprio col 18, poi ferma il palleggio, buono qui il taglio di Rota. Altrettanto buono però il lavoro difensivo di Biondi che gli sporca la sfera. Ancora nessun canestro dal campo in questo secondo quarto. Faisal la schiaccia giù, poi la recupera in una posizione difficilissima, riesce ad ottenere il massimo, ovvero i due tiri liberi. Fallo di Davide Cotto, primo fallo del centro astigiano. Tiri liberi in arrivo anche per il 24 di coach Luca Grattarola. Mano morbida per il 24 che va a segno con il primo. Anche per lui già tante squadre come esperienza nel proprio bagaglio. Giovanili d'Ertona, poi ex Robbio, Alessandria, Monferrato, 4.5 punti di media in questa stagione di Serie C unica. Pavone,
Scarico per Biondi, che non si prende la conclusione, preferisce ragionare, ritornare sopra da Pavone. Poi c'è il blocco di Alberti. Biondi questa volta si prende la conclusione, realizza, c'è l'ok di Biondi, è il 27esimo punto dell'SBA. E poi si spende anche molto bene in fase difensiva con Carturane e compagni. Pavone, scarico per Alberti, questo fuori misura con la sfera che finisce letteralmente fuori dalla palestra qui del Palagerbi. Ritorna sul rettangolo di gioco Riccardo Milone da una parte, dall'altra parte Fassio Davide. Palla recuperata, si potrà ripartire con una nuova trama alessandrina. Con Lorenzo Billi, si fa vedere Rota che riceve, consegna ancora per il proprio play. Fassio non riesce a ricevere in un primo momento, sì in un secondo, viene sfidato da Biondi. Si ritorna dal capitano Riccardo Riva che si prende la conclusione complicata sulla testa di Carturane, errore però per lui. Poi non c'è nessuno rimbalzo con la canotta sulla formazione ospite, Riccardo Milone prova a giocarsela sotto, riesce a trovare il pertugio, riesce a trovare anche due punti. Qui ha trovato lo spazio dove una persona normale spesso e volentieri non lo trova, lui l'ha trovato, si è infilato, ha trovato poi il contatto della difesa. Terzo fallo di Faisal, questo non è una buona notizia per l'interno alessandrino, al suo posto infatti entra prontamente di nuovo Rampone. A cronometro fermo Milone manda a segno il primo. Prova così subito ad allargare la forbice in questa prima parte di sfida, l'SBA, che adesso si trova a condurre 28-11 perché il secondo tiro libero suo viene sbagliato, però c'è il lavoro prezioso sotto le plance di Davide Bigliocotto che sporca la palla e garantisce così altri 14 secondi in attacco alla sua squadra. Carturane va proprio da Davide Cotto che scarica fuori per Pavone, non ci pensa mezzo secondo, scheggia solamente il ferro, poi c'è l'ottimo taglia fuori di Riccardo Riva che non permette a nessuno di controllare qui la squadra e guadagna la rimessa. Chiama un nuovo gioco Lorenzo Bulli. Palla fuori per Rota. Deve tornare un po' indietro Fassio, poi qui non si è accorto del passaggio del compagno Billi, chiede scusa. Si infuria invece Grattarola, vuole maggiore attenzione dei suoi giocatori in campo. Qui Billi stava guardando da un'altra parte, non stava guardando la sfera, infatti ha chiesto prontamente scusa al compagno di squadra, accusandosi così dell'errore. Carturane, zona 2-3 della Blind Office. Milone gioca sul perimetro adesso il team astigiano, capisce però tutto Rota che conquista la sfera. Fassio chiama transizione, ritorna però bene la difesa a Rampone, prova a sfidare Biondi. Importante la differenza in termini di centimetri. Billi poi gioca ancora proprio contro Biondi, ferma il palleggio, va da Rota, pensa per un attimo il tiro da casa sua, poi si avvicina con un palleggio, secondo ferro, vola però a catturare il rimbalzo Rampone che poi osserva il movimento di compagno, va ancora da Fassio, palleggio, arresto, tiro, gran pulizia nella sua esecuzione, non però fortunato nel tiro. Carturane poi non perde tempo, cavalca subito Riccardo Milone, scambiano ancora due esterni astigiani. Con Carturanti va ancora per l'ennesima volta da Milone che raccoglie, si prende la conclusione, altra gran bomba e altro timeout molto probabilmente in arrivo ed è proprio così per la panchina della CUS Piemonte Orientale. 31-11 SBA, 6-42 da giocare in questo secondo quarto, un minuto di respiro anche per noi.
21 punti realizzati, 11 appena subiti per una SBA che in questo momento rasenta la perfezione, ma vediamo se arriverà una reazione della formazione alessandrina, che agli stessi punti, lo ricordiamo perché si fosse messo alla visione solamente da poco, della SBA in classifica con 4 punti frutto di 2 vittorie e una sconfitta. Formula in fiducia, si prende la conclusione a rimbalzo di Biondi solo per un attimo perché c'è Billy che ripulisce tutto, poi va a sfidare Milone, palla per Fassio che attacca la difesa avversario, arriva il fallo di Carturano, primo fallo per lo zero, tiri liberi in arrivo per il numero 7 Davide Fassio. Anche con l'aiuto del ferro viene raccolto il primo tiro libero a disposizione della guardia classe 2000. Secondo invece sbagliato da parte sua, rimbalzo del solito monumentale Gabriele Forno. Carturano sceglie un lato, sceglie più precisamente il destro, sale così sul vertice Milone che poi taglia, la palla è già sotto per Forno. Biondi si è alzato De Simone, si prende la conclusione, errore Milone però a fare la voce grossissima, recupera il rimbalzo offensivo, poi c'è lo scarico per Forno che avrebbe voluto un fallo, fallo che non c'è stato, semplicemente tocco di Rampone, rimane così in attacco con 10 secondi a disposizione la SBA. Deve legarsi una scarpa Gabriele Forno dopo questa penetrazione, molto probabilmente un laccio è stato pestato o da un compagno di squadra o da un avversario. Carturano non sa cosa fare, si libera della sfera andando dal proprio centro. De Simone prova a sfidare Rampone in un duello che ci aveva esaltati nell'ultimo precedente tra le due squadre. Palla recuperata da Rota che poi viene raddoppiato, va sotto da Rampone che riesce prima a recuperare la sfera e poi ad andare a metterne due, a sbloccare così i suoi in questo momento difficile, sia in attacco che in difesa. Milone avrebbe lo spazio, preferisce però andare da Biondi che alza la parabola, addirittura con una mano a controllare questa carambola offensiva di Simone, che poi scambia con Forno, mismatch su Billy. De Simone con equilibrio precario, Rampone rischia tantissimo, riesce però in qualche modo a trovare Rota, poi ancora uno scambio tra i due che non si chiude con il gran lavoro in fase difensiva di De Simone. Ritorna uomo il Cuspo, errore di De Simone al tiro e qui De Simone poi fa un'altra cosa preziosissima in difesa andandosi a mettere bene col corpo e a prendersi lo sfondamento, fallo in attacco nella blind office che adesso cambia in cabina di regia, ritorna sul parquet Mogni, fuori momentaneamente Billy, ritornano in campo anche Pavone e Alberti per quanto riguarda la formazione di coach Carletto Di Gioia. Alberti, Simone in backdoor può andare a depositare i due punti più facili della sua stagione. Continua a crescere l'attacco della SBA, continuano invece dall'altra parte le difficoltà della formazione di Grattarola che attacca con Rota, trova però tutto chiuso, in qualche modo va da Fassio che si deve prendere una conclusione difficile, arriva l'errore, Rampone in qualche modo la controlla solo per un attimo perché c'è il solito Milone con tutta l'energia possibile e poi vuole giocarsela lì su Riccardo Riva. Tiro in allontanamento, palla cortissima del Simone, poi senza far nulla questa volta se la trova direttamente tra le mani. 5 secondi ancora a disposizione, Milone va da Pavone, finta su Rampone, poi si prende la conclusione corta, non tocca il ferro, suona la sirena, palla stavolta persa dall'SBA che ha comunque trovato ancora una soluzione positiva. Forse Pavone avrebbe potuto tirare prima in questa occasione, poco però importa. Nel frattempo ancora 3 primi, 47 secondi con Mogni che rischia qualcosa con questa palla, Fassio, finta di corpo su Milone, palla fuori per Rampone. Raccoglie, prende, spara, sbagliando però Rota. Naturalmente non ha fretta la SBA
che attacca in questa situazione con Riccardo Milone, gliela sporca Mogni. Arriva così la violazione di campo. Qui ha commesso una leggerezza al 27 astigiano, che adesso prende la via della panchina. Al suo posto ritorna in campo il capitano Lorenzo Dello Iacono. Nel frattempo ritorna anche sul parquet Yahya Faisal, che ha già sul proprio groppone tre falli commessi. Dovrà fare attenzione l'ala di Grattarola. Rampone. Mogni ha capito tutto. Alberti, che prova a sfidare Fassio dall'altra parte, gli taglia la strada, sbaglia però il layup. Rote già dall'altra parte, a chilometri di spazio, ringrazia il cattivo ritorno difensivo della SBA e ne mette tre alla sua partita. Effettivamente il 15esimo, il 16esimo e il 17esimo punto della Blind Office, Dello Iacono. Per favore, che si avvita molto bene sul perno, errore però suo, poi rischia anche qualcosa perché era rimasto a terra. E arriva poi il fallo tecnico per le proteste di Matteo Pavone. Prova in questa situazione a scaldarsi, a farsi sentire la panchina alessandrina, che deve cercare naturalmente di trovare nuova linfa per la sua partita. Partita cominciata con mille difficoltà, però lo ricordiamo, questo sport, questa disciplina ci ha insegnato che tutto è più che mai aperto fino alla fine. Figuriamoci quando mancano ancora 22 minuti e 44 secondi da giocare. Nel frattempo Rota mette a segno il suo tiro libero, poi il possesso era del Cuspo, quindi adesso ci sarà ancora la possibilità di avvicinarsi. 15 lunghezze tra le due squadre. Questo è sicuramente un momento importante, quello che precede l'intervallo lungo della disputa. Fassio prova ad andare fino in fondo, riesce a galleggiare in area, naturalmente questo non lo può permettere coach Carletto Di Gioia, che ferma il tempo con la Blind Office, che ritorna lì a meno 13 dopo essere stata anche sotto di tanti punti. Time out anche per noi. Due sul cronometro, con la SBA in possesso della sfera, SBA che in vantaggio di 13 punti, 33-20, ma sicuramente dimostrato di poter ritornare in partita la formazione di Grattarola. Pavone poi viene lasciato solo per un misunderstanding difensivo, non riesce però a punire il cattivo linguaggio difensivo avversario. Fassio va lungo sul ferro, Dello Iacono poi con calma gestisce questo possesso. Schiacciato per Pavone, torna De Simone. Dello Iacono con Alberti, che si prende la linea di fondo, palla fuori per Gabriele Forno, palla sputata, non può questa volta superare in centimetri Pavone. Rampone, Rota per Faisal, che alza la testa, torna fuori, tripla però cortissima qui da parte di Fassio. Mogni si era superato, ci aveva creduto però solamente lui in questa situazione. Poi c'è il taglio di De Simone, servito da Pavone, danza sul perno, arriva l'errore, ma la palla scappa poi anche a Faisal. Ha chiesto la sostituzione a Rampone, che sembra un po' in apnea in questo momento, quindi arriva un doppio cambio, oltre a Pezzulla che era già pronto sul cubo a subentrare al posto di Fassio. Ritorna in campo anche Riccardo Riva, proprio al posto di Rampone.
ha chiesto la sostituzione al proprio coach. E lo Iaco si libera dei blocchi. Sfida poi Leonardo Pezzulla. Ancora dello Jacopo, che va da De Simone, vuole giocarsela contro Faisal, si cerca lo spazio, vuole la difesa del giocatore Alessandrino, così come buono il rimbalzo di Alberti, e l'ha trovata per un attimo due volte. Ultimo minuto nel frattempo che arriva. Deve salire a prendere la riva. Buona qui la circolazione di palla che porta alla conclusione di Sebastiano Bogni, che scrive tre punti. 33-23, ancora doppia cifra, ma sicuramente un'altra partita adesso. Si sono abbassate le percentuali realizzative degli astigiani, si sono alzate invece quelle degli alessandrini. Dello Jacopo prova a rispondere, prova però tutto chiuso perché la difesa di Pezzulla è arcigna. Vuole fare tutto da solo dello Jacopo, che fa centro, la bomba del capitano astigiano che ridà ossigeno ai suoi. 36-23. Discrepanza di circa 5 secondi tra i due cronometri, con dello Jacopo che si spende ancora anche in difesa. Poi gran finta qui ai danni di Pezzulla, che adesso è fallo subito. Abbiamo visto tutto il repertorio di un giocatore incredibile che tanto è mancato alla Second Sarta Scuola Basketaschi quest'anno. Azioni da guardare e riguardare quelle di Lorenzo dello Jacopo, sicuramente un giocatore di un'altra categoria, e lo ha dimostrato sia in attacco prima dall'arco, sia in difesa dopo, e sia con questo movimento praticamente perfetto in attacco. Completa il gioco da tre punti ed esce tra gli applausi e i sorrisi anche di Fabietto Carturan. Ultima possibilità di avvicinarsi per la Blind Office con 8 secondi, con Bogni che attacca, scarico proprio per Pezzulla che prova a dare una scossa alla sua partita. Gran bomba del numero 2, ancora qualche decimo a disposizione. Arriva però il tiro di Pavone fuori tempo massimo, squadre che vanno negli spogliatoi sul 39-26. Ci siamo divertiti in questi primi 20 minuti e sicuramente lo faremo anche nella seconda parte della sfida. 10 minuti di respiro prima di vivere insieme il finale di questa Second Sarta Scuola Basketaschi Blind Office Plus Piemonte Orientale.
Ci siamo per rivivere, i secondi 20 minuti di questa secursata Scuola Basket Asti Blindo Office Cus Piemonte Orientale 39-26 per la formazione di casa dopo i primi 20 minuti. Ospiti che attaccano con la rimessa affidata a Leonardo Pezzulla che va da Lorenzo Billi. Dato Milone, palla sotto per Rampone che riesce a trovare l'angolo giusto nonostante la buona difesa di Simone, non il canestro, poi si lotta sotto le planche, Faisala arriva con grande velocità, non basta però perché non è riuscito a liberare la sfera, adesso si gioca un 4 contro 4 perché De Simone che ha aiutato nel frattempo Faisal è rimasto indietro con lui, Forno prova ad attaccare da fuori, errore però per lui. Billy spinge un'altra transizione, buono ritorno difensivo della SBA. Riccardo Riva, palla per Billy, finta di corpo, poi lascia partire la conclusione da fuori, errore anche per lui, si rimane sul 39-26. Milone esplora un po' l'arco, poi va da Pavone. Bello qui il taglio sulla linea di fondo di Milone che non riesce però a segnare. Poi aveva provato a recuperare l'ennesima palla della sua partita Gabriele Forno, non c'è però questa volta riuscito. Billy sceglie ancora la destra per attaccare. Poi si scambiano Rampone e Pezzulla con la palla che viene raccolta dal numero 2. Arriva per Pezzulla che aveva chiuso con una bella tripla il suo primo tempo, palla recuperata questa volta da Simone, cade, si inciampa Pavone, stringe i denti e riesce ad andare da Riccardo Milone. Pavone, uno sguardo al centro, poi preferisce andare fuori da Alberti che prova ad accendersi con il palleggio, arresto, tiro, specialità della casa del 12, supera quota 40, arrivando a 41 la SBA. Rampone, gran palla per Faisal, Iaia prova a giocarsela con Gabriele Forno, gran canestro qui, usando in modo perfetto il proprio corpo da parte del 24, poi Alberti avrebbe anche lo spazio per attaccarlo, ci pensa per un attimo, poi prova ad andare in una seconda situazione, tutto però chiuso, riesce a non pestare la linea di fondo, Milone attacca Rampone, esplora l'area e con tutta la delicatezza del mondo ne mette altri due. Billy, palleggio, arresto, tiro di Riccardo Riva, errore anche per il 18. Pavone, De Simone, quindi Milone dopo essersi liberato grazie ai blocchi. Alberti, non c'è fallo in questa situazione, si continua a giocare, squadra in questo momento si allungano, Pezzulla prova a colpire da fuori, sfortunato, poi c'è il rimbalzone e la successiva sfortuna anche per Billy. Rischia tantissimo qui Faisal che ha già commesso tre falli al primo tempo, scarico di Pavone per Alberti che si prende la conclusione da fuori, palla che scappa anche in questa situazione. Abbiamo assistito un po' di tiri con un esito in fotocopia praticamente, con buone conclusioni da una parte, buone dall'altra. Ma Ferri non amici dei tiratori. Pezzulla arriva, raccoglie, guarda Rampone che se la trova sotto le gambe come un falco, arriva De Simone che subisce così anche fallo, si spende al 100% l'esperto tra le altre ex Beatieri. Primo fallo di Rampone, è stato lento qui a rendersi conto prima di tutto di quello che stesse succedendo in campo, ha capito invece tutto splendidamente Andrea De Simone che si è buttato sul parquet del Palagerbi e ha conquistato così un'importante palla recuperata. È entrato in campo anche lo spazzolone per andare a rimuovere il sudore che si era depositato sul fondo. Alberti recupera la palla questa volta Rampone portando qui la sfida personale sull'1-1, poi Rampone va da Faisal, tutto chiuso lì sotto, Faisal in qualche modo ha trovato ancora lo spazio, poi rischia ancora su Alberti, va davvero a un passo, a un centimetro da commettere la quarta violazione della sua gara. Pavone,
Scaricone per Alberti, che si prende la conclusione davanti alla panchina avversaria. Ancora un errore, rimangono 15 le lunghezze tra le due squadre. Adesso si sta sparando tanto, si sta però segnando poco. Vediamo se Rampone riesce ad invertire la tendenza. Non riesce a segnare, ma riesce però a garantirsi un viaggio in lunetta dopo il fallo commesso da Gabriele Forno. Viene segnalato il fallo del 46 proprio in questo istante. Sale a quota 3 falli anche Gabriele Forno. Vediamo se rimarrà in campo o se lascerà momentaneamente la disputa. Nel frattempo esce invece dal rettangolo di gioco Pezzulla. Al suo posto ritorna Fassio, che non si è ancora davvero acceso in questa partita, ma ha sicuramente le capacità per farlo. Vediamo se riuscirà in questo nuovo spot. Nel frattempo Rampone, dopo lo 0-2 precedente, trova il fondo della retina col primo tiro libero. Uno su due per lui, per un totale di 75%, 3 su 4 nel pomeriggio. Chiama un nuovo gioco pavone. Alberti, Milone, prova a giocare col palleggio, poi da una palla splendida per De Simone che rovina tutto perché non è riuscito a trovare il canestro. Ma che palla aveva dato Riccardo Milone. Billy attacca proprio Milone, palleggio, arresto, tiro, rimane in cielo, subisce fallo, due tiri liberi per lui. Qui è stato bravo, col tiro in sospensione Billy, ha praticamente attratto a sé il difensore che ha commesso così fallo. Lunetta va Billy, che manda a segno il primo. Per lui anche una serata da 32 punti quest'anno. 16.3 dall'acciata di Scarpe, sicuramente un giocatore importante, un giocatore che garantisce tanti punti ai suoi. La partita nel frattempo è più che mai aperta, quando mancano 5 primi, 20 secondi, qualcosa in più da giocare in questo terzo quarto. Sono 12 punti tra le due squadre, con Pavone che prova a ricacciare indietro il cuspo, sbagliando però, bravo Faisal, la terra ad andare da Fassio, palla per Rampone, con il fallo in attacco di Rampone ai danni di Milone, che qui senza paura si è messo davanti. Sfondamento di Rampone, palla recuperata dalla sua. Colpo importante sicuramente subito da parte di Milone, che però è stato bravo a mettersi lì, a non togliersi, a non commettere fallo. Adesso stringi i denti, vuole rimanere nella partita in un momento importantissimo, perché ricordiamo che questa pull salvezza è davvero fondamentale, lasciare nulla al caso. Visto la formula che vede quattro squadre rimanere, altre sette invece lasciare la Serie C per andare in Serie D. Dopo tutti i problemi della stagione vuole rimanere in questa categoria conquistata nella scorsa stagione. Qui Milone fa tutto bene, sbaglia però, ha preso anche un colpo, infatti non è ritornato in difesa, può attaccare così 5 contro 4, ma c'è De Simone che ha catturato la sfera nonostante l'inferiorità numerica che non si vede spesso nella pallacanestro. Biondi a spazio, altra bomba del numero 13, arriva la seconda bomba della sua partita. Abbiamo parlato di difficoltà, lui sicuramente ne ha avute tante in questa stagione. Appena 1.7 punti di media, ne ha già realizzati 6 questa sera e sembra concentrato per continuare il suo lavoro. 46-31, qui scarico difficilissimo con Biondi che la cattura solo per un attimo, perché forse ha commesso fallo nel momento del catturare, ha spinto l'avversario. Almeno questa è la decisione della coppia arbitrale. Primo fallo di Biondi. Ritorna in campo dopo un po' di tempo Leonardo Rota, che va a rimuovere Lorenzo Billi. Ritorna in campo anche per la gioia dei tifosi astigiani Lorenzo Dello Jacopo. Nel frattempo è arrivato un successivo fischio, molto probabilmente per un fallo tecnico, non abbiamo capito.
fallo dato ad Alberti, quindi ci saranno tiri liberi, ci sarà il tiro libero, scusate, a disposizione. Viene scelto Riva per questo tiro libero che manda a segno. Sempre il fallo di Biondi, appena il secondo fallo di squadra della Sbaggia. In bonus invece il Cuspo, che adesso va però con Faisal a un passo da un altro canestro. Sfortunato il 24. 4 primi da giocare, 46 per chi attacca, 32 per chi difende, con Pavone che ha un po' di spazio, attacca proprio Faisal, deve fare attenzione a non commettere fallo, palla fuori per Lorenzo Dello Jacopo, che fa letteralmente impazzire l'avversario, bravo però a scivolare e a rimanere lì, 3 secondi ancora a disposizione per Dello Jacopo che scarica per Pavone, errore, rimbalzo di Biondi e questa volta a subire il fallo, è stato Biondi che è andato su, ha preso bene posizione a rimbalzo, tagliando fuori il più diretto avversario. E vista adesso la paletta rossa alzata sul tavolo, ci saranno 2 tiri liberi per Biondi. C'è anche un check tra arbitro e tavolo. C'era stato un errore, una segnalazione sbagliata, perché in bonus c'era la formazione locale, quindi semplice rimessa per la SBA. E terzo fallo di squadra della Blind Office. Blocchi a liberare Dello Jacopo, che viene sfidato in questa situazione da Conficone, poi Alberti. Esperienza, talento e tecnica, 48-32. Con Ficoni, vuole la palla e la riceve. Non sa esattamente quello che deve fare. Ancora 8 secondi per Rampone, che va fuori a memoria. Non trova però nessun compagno lì, pronto a raccogliere. Palla quindi persa dal Cus. Oh. È già pronto Carturana a rimettere in campo la sfera. È messo in attacco per la formazione di Carletto di Gioia, con Pavone che chiama un nuovo gioco. Sale in punta Carturana, deve affrettare l'operazione sulla SBA con 6 secondi ancora a disposizione, ci prova con Dello Jacopo che forse sbaglia. Poi Carturana prova a difendere a tutta su un ottimo Riccardo Riva, che prende gli applausi della sua panchina, torna meno 14 la Blind Office. Dello Jacopo, Alberti scusate, per Biondi, adesso sì Dello Jacopo. Mantiene aperto il palleggio, poi va la Carturan che la alza in qualche modo per Alberti, scaricone di Alberti. Errore simile a quello precedente. Passa zona adesso la Blindo. 48-37 per chi attacca con Dello Jacopo che serve l'ottimo taglio di Pavone che danza sul perno ancora una volta, poi scaricone imprendibile per tutti. Adesso è il momento di stringere i denti per la SBA, è il momento invece di azzannare e ritornare con le mani sulla disputa per il Cus Piemonte Orientale. Fassio attaccato da Carturan, palla per Rota, si va ancora da Fassio che si prende la conclusione a 3 punti, palla che non entra, Cotto che lotta e subisce il fallo di Faisal. Se non andiamo errati è il quarto fallo della partita di Yaya Faisal. Adesso andiamo a vedere la segnalazione del tavolo. Ed è proprio così, quarto fallo per lui, è in emergenza per quanto riguarda i falli dei lunghi, con 3 falli di Rampone, 4 di Faisal. Adesso c'è la possibilità per Davide Cotto di mettere qualche mattoncino in più per la sua squadra e gli avversari. Anche un po' di fortuna in questo tiro, con la tabella che raccoglie il tiro libero di Cotto. Ancora un tiro libero per il centro astigiano.
E non va a segno, ma c'è ancora un prezioso Biondi. Dello Jacopo. Bisticcia ancora un po' con la sfera, poi attacca con la mancina, va fino in fondo. Errore per lui, prova ad alzarla Pavone in qualche modo. È bravo però a proteggerla Riccardo Riva, che poi subisce fallo. E arriveranno così due tiri liberi per Riva. Viene asciugata ancora una volta la palla, tantissima umidità quest'oggi, tra umidità e sudore, è davvero difficile gestire la sfera. Adesso naturalmente gioco un pochino più spezzettato per via delle due squadre che hanno raggiunto la quota bonus. Mancano esattamente 71 secondi prima dell'ultimo mini intervallo. Con Riva che mette un altro punto, un altro tassello alla sua partita. Adesso avrà la possibilità di ritornare a meno 10 la Blind Office Cus Piemonte Orientale con la palla che viene raccolta dal ferro. 49-39. Sbacco il doppio play in campo ancora con Carturane dello Jacopo. Sono loro due a mettere a posto i compagni dello Jacopo. Va fino in fondo. Arriva ancora un errore per il numero 7 che aveva chiuso in modo splendido il quarto precedente. Adesso può ritornare sotto la doppia cifra con Billy che si prende il tiro, errore anche per lui. Ci sono verosimilmente due possessi adesso, uno per parte, prima della chiusura di questo terzo quarto. Cotto rischia qualcosa, poi ferma il palleggio e va da Pavone. Allarga le braccia per non commettere fallo Cotto, che poi vorrebbe la palla dopo aver rollato. Biondi si prende una bomba difficile. Billy lotta, cattura, corre a tutto dall'altra parte dove c'è Giamogni che scarica ancora, ma Biondi in qualche modo la tiene in campo, la palla non è uscita, non è riuscito a spaccare tutto Rota. Tanti errori in questo momento, punteggio che si è abbassato, può andare fino in fondo, cronometro di 24 spento adesso con Pavone in possesso della sfera in isolamento, prova ad attaccare Billy, danza sul perno, alza la parabola, la palla che si alza. C'è il rimbalzo difensivo, Rota ci prova, non c'è però più tempo, le squadre che prendono la via delle rispettive panchine sul 49-39 per i locali, 2 minuti di pausa. È tutto davvero pronto per l'ultimo e forse decisivo quarto periodo, con il primo possesso della quarta frazione che sarà della SBA con Dello Jacopo in campo. Pavone, De Simone, Milone e Alberti. Risponde il Cus Piemonte Orientale con Mogni, Billy, Rampone, Riva e Rota. E Billy adesso che prova ad accendersi ancora, Mogni. Lo sguardo, poi va da Rampone, palla però recuperata da Pavone. Dello Jacopo per De Simone che ha un po' di spazio per lustra l'area, poi però non gestisce bene questo pallone.
un po' di frenesia in queste prime due azioni del quarto periodo. Billy prova a mettere tutti d'accordo, la palla che per un attimo sembrava arrampicarsi e poi commette un'ingenuità rampone, arriva al suo quarto fallo. E questo non è sicuramente una bella notizia per coach Grattarola, che ha due giocatori che possono rivestire il ruolo di interni, gravati entrambi di quattro falli, quando mancano ancora tantissimi minuti alla fine, 9 primi 22 secondi per l'esattezza. Ritorna in campo Forno, che di falli commessi ne ha tre. Al posto di Milone, che sembra aver subito anche un colpo. La gamba sinistra dello Jacopo, al piccolo trotto. Attacca Bogni, ferma poi il palleggio, quindi De Simone, palla consegnata a Pavone. Scaricone poi per Forno, che prova da fuori. Rota il più ben posizionato di tutti, ma dall'altra parte Eurostep. Fallo in attacco di Rota. Tantissimi falli commessi in attacco, perlomeno fischiati dalla coppia arbitrale. Rumoreggia il pubblico di fede Cus Piemonte Orientale. Grattarola prova anche a chiedere spiegazioni all'arbitro, non è proprio contento e d'accordo con questa decisione, così come non lo è Billy. Alberti dello Jacopo. Pavone, rimane un po' dietro al blocco Billy, poi si riaccoppia con Pavone che deve trovare spazio. Si va là dello Jacopo che ferma il palleggio, arma la mano, errore per lui, rimbalzone di Rota che mette subito in moto Bogni, che guarda l'altra parte Billy, quale ha provato a correre il Cus Piemonte Orientale, non è però riuscito con questa specie di treccia a trovare il fondo della retina. Siamo lasciati alle spalle il primo minuto e mezzo del quarto periodo, 49-39 ancora, 10 lunghezze a dividere Sva e Blindoffis. Pavone va, prova ad andare fino in fondo, poi si gira, carezza dal coefficiente di difficoltà importantissimo. Mogni arriva, quindi Rota, buona qui la circolazione di palla degli uomini di Grattarola che provano ad andare con Billy, arriva però ancora un ferro per lui, poi Pavone in qualche modo ha trovato con una fast praticamente Alberti. Pavone, Alberti ancora con la tripla di Alberti, solo ferro. Billy adesso prova a prendere un po' di secondi di respiro, ma non c'è però tempo perché dello Iacone ha sporcata un'altra. Pavone va dietro la schiena per Alberti, fallo in attacco questa volta, fischiato ai danni di Matteo Pavone. Non è riuscito qui a gestire il proprio corpo, il numero 33 è andato ad impattare sul buon posizionamento dell'avversario. Nel frattempo tutto fermo perché c'è un time out a 7 prime 37 secondi ancora da giocare di questo quarto periodo. 51 per i padroni di casa, 39 per la Blindoffis. Possesso Cuspo, sotto di 12 lunghezze in una partita che non ha ancora trovato vincitori e vinti, nonostante l'inerzia sia sempre stata dalla parte del team astigiano. Mogni
carica per Riva che fa saltare De Simone. Ha trovato bene lo spazio, non è però riuscito a segnare, poi è tutto fermo. C'è un oggetto in campo che viene rimosso dal Galo. Dei meriti offensivi, ci sono anche tanti meriti della difesa di Grattarola, della squadra di Grattarola naturalmente. Fuori Dello Jacopo, dentro Carturan, appena 4 presenze per capitan Dello Jacopo prima di questa sera con la SBA, visti i problemi di infortuni. Ritorna nel frattempo Faisal in campo, prova ad aumentare i centimetri, nonostante i 4 falli della coppia di interni, coach Grattarola. Proprio Faisal adesso che va a giocarsela contro Forno, chiude il palleggio, torna fuori, c'è stato forse un tocco, sì, è così. Può così rimanere in attacco con 9 secondi, la Blind Office. Rampone rota, 5 secondi appena a disposizione, con Rampone che si avvita, tira in faccia di Simone, palla recuperata da fuori. Entriamo in quella fase dove ogni tiro, ogni canestro ha un peso specifico più importante del solito. Pavone non commette fallo, Billy, poi Pavone in qualche modo alza la parabola, nulla di fatto però. Billy può correre, cerca spazio all'interno dell'area, Eurostep per lui, gran canestro qui, in contropiede, in cost to cost da parte di Lorenzo Billy. Eurostep ha trovato lo spazio con una finta, torna a meno 10 la Blind Office sul 51-41, questa quarta giornata della full salvezza di Serie C. E Simone con Faisal che rischia tantissimo, riesce però a recuperare la sfera, poi la rimette in gioco. Forno e Alberti sulla sirena, non arriva il canestro. Ancora Billy a correre a tutta, questa volta non trova il canestro, o forse sì, sì, il canestro l'aveva trovato, ma il fallo è arrivato prima, quindi ci sarà semplice rimessa laterale. Qui l'arbitro spiega alla panchina che il fallo è arrivato prima che il giocatore raccogliesse la sfera, quindi ci sarà semplice rimessa laterale. Ma ancora una volta Billy si è acceso, a tutta è andato dall'altra parte, alzando davvero i giri del motore. Ma prima però di questa rimessa, time out in campo. Ultimi 5 minuti e 23 secondi, 10 punti a dividere SBA e CUS Piemonte Orientale, 51-41, con Rampone che attacca, fallo della difesa in questa situazione, fallo è stato commesso da Biondi, secondo fallo per lui, può così rimanere in attacco la formazione di coach Luca Grattarola. Attacca con Riva, rota, tocco di Faisal, c'è il cambio accettato,
Rampone quindi prova ad andare da Faisal, arrivano però i 3 secondi in area. E quindi la successiva palla persa per il CUS Piemonte Orientale. Non aveva liberato l'area il lungo ospite. Ultimi 5 giri di lancette, Carturan, De Simone, ancora l'ex Bea che va dal Berti, palleggio, arresto, tiro, fondo della retina, si torna a segnare, si muove così il tabellone luminoso, 53-41. Rampone, va da Billy, per lui anche 4 presenze in Serie A2 con la canotta di Tortona, qui arriva il fallo della difesa. Fallo che farà alzare la paletta rossa per il bonus raggiunto, quindi dal prossimo fallo andrà in lunetta il CUS Piemonte Orientale. CUS Piemonte Orientale che invece ha commesso solamente 2 falli, quindi potrà ancora spenderne 2. Billy, addirittura raddoppio su di lui, a spazio così rotta che però spara ancora senza trovare il bersaglio grosso. Sono rimasti ancora attardati, con questo si è agganciato in area Faisale e Simone. Si ritorna 5 contro 5 con Alberti che rischia un po'. Carturan, 10 secondi ancora a disposizione, con Carturan che alza la testa, va ad Alberti, l'ultimo ad aver segnato per la SBA. Scarico per Biondi, 2 secondi ancora a disposizione, ci prova Biondi, secondo ferro, qui si butta tutto forno che riesce in qualche modo a tenerli in campo. Alberti raddoppiato, scaricone per De Simone, c'è il pendolo di Forno, De Simone prova a fare tutto da solo, Forno si alza, rimbalzo difensivo però del Cuspo che attacca con Billy, tutto chiuso lì, arriva fuori per Rampone, mano in faccia di Alberti, Rampone si prende la conclusione, solo ferro anche però per lui. Di media la SBA segna 68 punti, il Cus 74.3, ben sotto le loro medie stagionali in questa serata castigiana. Carturan si prende il tiro dal palleggio, errore per lo 0 di Di Gioia, Billy già dall'altra parte e in qualche modo va a prendersi con tantissima esperienza e energia 2 tiri liberi. Un giocatore difficile da contenere, il numero 3. Abbiamo parlato in precedenza delle sue 4 presenze in Serie 2 con Dertona, ma anche 8 presenze in Serie B con Piacenza. Poi ha vestito, per quanto riguarda le formazioni astigiane, la canotta degli Alessandria e Serravalle. 2 su 2 per lui a cronometro fermo. Si ritorna per l'ennesima volta in questa seconda parte di partita sui 10 punti che dividono le 2 squadre. Però continua a scorrere naturalmente il cronometro verso il 40esimo. Siamo a 3 prime 17 secondi ancora da giocare del tempo regolare. Bello Jacopo. Palla in post per De Simone che si avvita, sbaglia, rimette la mano sopra e conquista la rimessa da fondo. Fuori Biondi, dentro Pavone per questa volata finale. Bello Jacopo, raccoglie, prende, spara e realizza il canestro da 2 del capitano, 55-43. Blocco di Faisal a portare via poi Pavone. Billy va da Rampone, alzata per Faisal che la raccoglie, si appoggia utilizzando molto bene il corpo. Si ritorna lì, 55-45, 2:40 da giocare. Al canestro di Dello Jacopo ha risposto il canestro di Faisal. Palla fuori per Forno, che la toglie, attacca Billy, poi va ancora dal proprio capitano. C'è il cambio difensivo, una situazione di mismatch che non viene sfruttata in questo primo momento dalla SBA, perché Dello Jacopo vuole andare fino in fondo. Canestro realizzato da parte di Lorenzo Dello Jacopo. Time out richiesto da Grattarola. 57-45 più 12 per la SBA.
Vediamo cosa avranno deciso i due coach in questi 60 secondi di time out. Ancora due minuti, qualcosa in più da giocare prima della fine di questa sfida valida per la quarta giornata della full salvezza di Serie C. Con le due squadre che non vogliono perdere il treno delle migliori, rappresentate qui con due vittorie e una sconfitta. Ma che riposerà nella prossima giornata. Alberti, attacca Riva, si prende la conclusione dell'allontanamento, sbagliata, Faisal il corre, va proprio da Riva, il capitano del Cuspo si mette in ritmo, trova però solamente il ferro dalla media. E adesso si avvicinano i due punti importanti della SBA, arriva il fallo poi di Riva, fallo che ci sta nell'economia del quarto spenderlo. Vista la situazione di falli di squadra, questo è appena il terzo fallo di squadra. Entra in campo per la prima volta Mussolino, esce tra gli applausi Galo Alberti. Arrivano addirittura quattro cambi adesso per il Cus Piemonte Orientale. Cambi che sanno un po' di resa in questo momento della sfida, quando mancano meno di 90 secondi al termine. Con la SBA avanti di 12 lunghezze, è stata brava la formazione di coach Carletto Di Gioia a respingere i tentativi di rimonta Alessandrini. Anche quando le cose non andavano splendidamente, qui è tutto fermo perché arriva il fallo di Pavone. È stato considerato falloso il movimento di Matteo Pavone in attacco. Poi Pavone va a complicare le cose a Leonardo Mogni, classe 2005, appena entrato in campo. Lascia adesso il campo Pavone. Ritorna Biondi sul rettangolo. Ha subito la possibilità di sbloccarsi Leonardo Mogni, che dimostra subito una buona manina a cronometro fermo, uno dei tanti giocatori cresciuti con D'Artona, 2 su 2 per lui. Mussolino da un giovane a un altro. De Simone proprio per Mussolino. Mussolino che ha trovato anche 6 punti in una partita in questa stagione. De Simone prova ad andare fino in fondo, è buona però la difesa avversaria. Ancora Mogni. Adesso ci stiamo avvicinando ai titoli di coda della sfida. 57-47. Mussolino potrebbe anche prendersi il tiro, ma non se lo prende. Si alza anche, va sul cubo di cambi Reda. Vediamo se ci sarà spazio e tempo anche per lui. Mussolino. E la Pezzulla prova ad andare fino in fondo. Trova però tutto chiuso. Pezzulla è già dall'altra parte. Poi palla sotto. E fallo subito da Luca Conficoni. Lui che è uno dei volti storici di questa squadra. Classe 2001. Dalla promozione messa questa maglia. Quindi tante promozioni, scusate il gioco di parole per lui, con la canotta del Cus Piemonte Orientale. Adesso avrà anche la possibilità di mettere 2 punti alla sua partita. Ma segna con il primo e dopo tantissimo tempo ritorna sotto la doppia cifra di svantaggio il Cus Piemonte Orientale, però troppo tardi purtroppo per velleità di rimonta, arriva al 2 su 2 per rendere meno amaro il parziale. Vediamo se attaccherà ancora la SBA o si preferirà di no. Dalle intenzioni sembra proprio che si continuerà a giocare fino alla fine. Carturan, Mussolino, c'è un po' di spazio, se lo prende, scheggia il ferro, ennesimo capolavoro a rimbalzo di Forno. 2 secondi sulla sirena, Carturan, praticamente la casa sua, suona la sirena, si chiude qui. Segursat, scuola basketasti, Blindo Office, Cus Piemonte Orientale, con i padroni di casa che vincono sul parquet del Palagervi dopo la sconfitta all'esordio in questa full salvezza, 57-49. Un saluto e un ringraziamento da parte mia, Enrico Longo, e del mio collega video operatore, regista, e chi più ne ha più ne metta.
Bartolo, Bart, Scanavino. Adesso spazio alle interviste ai protagonisti in campo e noi ci rivedremo ai prossimi appuntamenti casalinghi della Second Sat Scuola Basket Asti. Siamo in compagnia di Abbiamo del Capitale Lorenzo dello Jacopo. Si è appena chiusa questa quarta giornata della fase pool salvezza con una bella vittoria della Secursata Scuola Basket Asti ai danni della Blindo Office Bus Piemonte Orientale. Partita cominciata subito bene per voi, che poi siete stati bravi a gestire e a respingere i tentativi di rimonta degli alessandrini. Partiamo con Gabri, che partita è stata quest'oggi? È stata una bella partita, sicuramente abbiamo cercato di dare il massimo, che è quello che serve in queste partite. E soprattutto in difesa abbiamo cercato di lottare su ogni pallone e spero e penso che si sia vista. A proposito di lottare su ogni pallone, anche oggi per te a livello personale una grande prestazione sotto le planche, tanto lavoro sporco, tanti palloni recuperati, e fino alla fine in questa stagione ci stai abituando ancora una volta a tenere benissimo il campo anche in Serie C. Grazie mille, spero di continuare così e non deludermi. Le buone notizie quest'oggi qui al Palagerbi non arrivano solo osservando il tabellone luminoso, ma c'è anche un ritorno importante, quello di Lorenzo dello Iaco, che tra l'altro oggi, Lollo, hai fatto anche una cosa incredibile a fine di un quarto con 6 punti realizzati di altissima scuola, bomba in transizione, poi canestro col 2-1 completato. Innanzitutto, come stai? Ma adesso sono abbastanza bene, domattina scoprirò come sto realmente. Però no dai, in realtà la caviglia ha reagito abbastanza bene, ho deciso di provare a giocare nonostante insomma il mio problema fisico non sia completamente risolto, ma cerchiamo di stringere i denti per queste ultime partite. E per queste ultime partite finalmente, incrociando qualsiasi dita, vediamo la SBAL completo, cosa che si è vista ben poco in questa stagione, quindi questo sarà sicuramente anche un valore aggiunto per questa volata finale. Guarda, per me avere l'occasione di giocare ancora con questi ragazzi, non sapendo il futuro cosa serverà per noi, è fantastico. Noi al completo conosciamo il nostro valore, ce lo siamo detti ridenti, è stata una stagione sfortunata, è una fortuna invece essere adesso nella condizione in cui siamo, nonostante gli acciacchi che ancora ci sono, e vediamo di portare a casa i punti che ci servono per salvarci. Dai. Grazie Lollo, grazie Gabri, in bocca al lupo per le prossime partite.